consegnato queste spillette. Quindi adesso, grazie anche al programma di Sala, avrete l'opportunità di seguire tutto il contenuto di ciò che loro diranno. Per cui io vi auguro veramente un buon proseguimento e vedrete che meraviglia che è venuta fuori. Ecco Stefano, ragazzo. Schiaffi!
Questa frase mi risuona nella testa. Mi guardo allo specchio, ho ancora il segno della sua mano sul volto. Una macchia rossa, in un volto una volta lindo, ora come hai fatto? Sento un dolore lancinante alla mano, mi guardo inorridita nello specchio ormai rosso. Mi riguardo ancora una volta il volto. Oddio, mi ucciderà stavolta se non rimedio. Stringo i denti e cerco di sistemare. Posso essere brava, posso esserlo. Posso, vero. Mi guardo allo specchio, ma non mi vedo. Vedo una ragazza che mi fissa con due pozzi neri senza anima. Non mi riconosco, non vedo e non sento. È come se spettatori troppo stupidi avessero abbassato il volume sulla mia vita fino a renderlo solo un puntino indefinito nello spazio-tempo. Non vedo più nulla. Sono stata torturata, massacrata dall'interno. Mi hanno tolto l'unica cosa alla quale tenevo davvero. Le emozioni. Come dice lui, a nessuno piace una ragazza che piange e si lamenta a letto. L'uomo va soddisfatto. Così ho imparato a diventare come una bambola. Solo che io ho un cuore che manca di un battito ad ogni sensazione che dovrebbe darmi piacere. E invece mi provoca solo dolore. Tempo addietro, avevo la pelle da luna e mi sarei messa con aria sognante a contare le stelle, cercando un pianeta su cui far traghettare i sogni più belli che possiedevo. Ora la guardo e penso che è solo un sasso più grande di altri. Non posso più sognare, sono diventata adulta a 13 anni e le adulte fanno cose da adulte, penso. Le voci, il rumore mi danno fastidio e spero ogni giorno soltanto di tornare a dormire il prima possibile. Il vetro segna i miei polsi, una, due, tre volte, ma il sangue si rifiuta di uscire. Premo con forza, fino a immergere tutta la scheggia, fino a che non sento le gocce di sangue scendere lente, lente, di un lento straziante, quasi come un pianto. Un pianto di sangue mi usciva dai polsi, un pianto denso e viscido. Mi rendo conto che sono accovacciata da terra, come da bambina, quando dovrò raccogliere un fiore, e come un fulmine mi passa davanti la scena di mio padre, che mi scompiglia i capelli e mi dice che sarei diventata una bellissima bambina grande. Da quando sono iniziata a diventare brutta ai suoi occhi? Sorrisi, ma con un sorriso tirato. Una lacrima mi accarezza il viso senza il mio consenso. Ma ormai sono abituata di essere di tutti e tutto. Mi guarda la mano. Stringo ancora il vetro, a stento mi allungo e prendo il telefono e guardo le immagini che spesso mi mandava per farmi vedere come non sarei mai stata. Rimango ammaliata dalle strisce di sangue che lascio. Più le immagini si caricano, più la mia vita si scarica. Guardo l'immagine, il seno prosperoso si stagliava nel corpo esile della fanciulla, i fianchi larghi lasciavano spazio a una vita sottile. Scendi più giù e vedi le cose che non si toccavano. Il viso incorniciato dai capelli castani risaltava le labbra rosse e gli occhi cerchiati da un sottile velo d'ombretto rosato. In me si passava l'idea che almeno da morta doveva avere il corpo perfetto. Iniziai a tracciare con una scheggia i segni del corpo. Piccoli rivoli scendono giù per la vita, poi dai fianchi, infine da quelle cosce, che avrebbero dovuto tenere al sicuro il frutto che avrebbe scaturito la passione. Ma a me è stato rubato, pensai. Ma ad ogni modo, ora i contorni perfetti. Prendo una goccia di sangue, la passo sulle labbra e poi sulle palpebre, ma dal labbro perdo l'energia e scivola giù, giù fino al mento. Sono morta. Sì, ma con l'idea ancora di essere imperfetta, di non essere neanche brava a far la puttana in un bordello di ciechi. Di me non rimarrà nulla, nulla, se non lacrime false di un mondo che non ha visto per 5 anni il mio corpo tumefatto. Non rimarrà nulla, nulla, se non quella sbavatura, una sbavatura di un chiostro in un album di fotografie ingiallite. Perché nonostante tutto era mio padre, no?
Cazzo. Hai visto? È morto. Cazzo? Beh, però sono cose che succedono tutti i giorni, no? Come era vestita? Beh, era vestita normale. Un jeans e una maglietta. Sì, non ci vedo niente di male io. Sicuramente l'avrà provocato lei. Dai vestiti che aveva non sembrava provocare nulla. Appunto. E poi da amici familiari era descritta come una ragazza dolce e gentile. Era ubriaca. Qui dice che dovevano andare a mangiare al Mac. E allora avrà preso una birra, non ci si può mica ubriacare con una birra. Allora era drogata. Non penso che una ragazza così si droghi. E anche se fosse, ci sarebbero visti dei segni, no? Sarei cercata, punto! Però del ragazzo non ne parlano molto. Infatti. Però secondo me, in questi casi, bisognerebbe indagare su entrambe le parti. Era un bravo ragazzo. A volte la copertina inganna. Salutava sempre. Era proprio una bella coppia. Guarda, tu non puoi uscire perché la discoteca è piena di pervertiti. Ma che pervertiti e pervertiti? Se fossi stato in te l'avrei mandato a fanculo. Boh, per me lui in fondo ha ragione, però fate un po' quello che volete. Ma anche Giacomo prima faceva così. Mi diceva di stare a casa a badare i bambini, mentre lui andava a calcetto. Guardate, il divorzio è stata la scelta migliore anche che abbia mai fatto. Anche se i bambini ci sono rimasti un po' male. Ma da grande mi capiranno. Ma non saprei. Comunque, ho sentito da Francesca che, ecco, non è molto redditizio il lavoro che fai. Siamo seri. Te li passa gli alimenti? Beh, Francesca non ha tutti i torti. Ma io sono ingegnere e sto lottando con tutte le mie forze affinché noi donne abbiamo lo stesso stipendio degli uomini che fanno il nostro stesso lavoro. Vabbè dai, cambiamo argomento. Voi cosa fate più tardi? Io pensavo di andare al pub. Sì, sì, dai, va bene, ho tanto nulla da fare. Per me va bene, tanto i bambini sono dal padre. Ma, scusate, voi stasera come vestite? Perché Michele continua a lamentarsi di come mi siano i vestiti, o troppo larghi, o troppo stretti. Insomma, non gli va bene nulla. Ma in centro ha aperto da poco un negozietto, si chiama Tiffy Taffy. Ah, sì, sì, lo conosco. Quello in centro, aspetta, quello dove lavora Fatima? Dove lavorava? Ah, l'hanno licenziata? No, Fatima è morta. Ma com'è morta? L'ha uccisa il suo ragazzo. È morta Giulia. È morta Anna. È morta Luisa. È morta Sofia. Com'è morta? Ha importanza? No! È morta Simona. Da quanto tempo è morta? Da 72 ore. Già. È morta Michela. Chi l'ha uccisa? Suo marito. Oh, Dio. Si cercano ancora i colpevoli dell'incendio accaduto in Canada. Ora passo la linea a Silvia Rosetti che ci parlerà dei nuovi 3 casi di femminicidio. Sono avvenuti 3 nuovi casi di femminicidio nelle ultime 72 ore. Purtroppo in quest'ultimo periodo il numero sta crescendo vertiginosamente. Tra le vittime ricordiamo Lara, 20 anni,
morta il 6 marzo, uccisa dal fidanzato dopo essere stato minacciato più volte di essere lasciato. Il padre della vittima, dopo il femminicidio, ha aggredito l'ex compagno della figlia e ora si trova in uno stato di fermo. Cristina, 30 anni, morta il 7 marzo, uccisa con un colpo di pistola dall'ex marito in preda ad un raptus di gelosia. I bambini, oltre alla vittima, sono scomparsi pure i figli. Maria, 36 anni, morta l'8 marzo, uccisa dal marito dopo una delle tante litigate. I bambini ora si trovano sotto la custodia degli assistenti sociali. Ancora incerto il da farsi. Ancora incerto il da farsi. Sicura. Amico, amica, sentire. Amore. Denuncia. Vita. Respiro. Insieme. Lotta. Amore. Corpo. Aiuto. Thank you.
Ah, ma ancora? Che problema c'è? La violenza sulle donne? La violenza di genere? Sono parole, parole basta, parole che stancano. Cambiamo canale. È ora di smetterla di minimizzare tutti i femminicidi che accadono ogni giorno. Dobbiamo darci una mossa per riuscire a fermare questo problema. Cosa volete fermare? Mamma mia, tanto ci sarà sempre chi farà del male. Troppo spesso si parla di casi di omicidio senza parlare delle cause principali. Non si insegna abbastanza di come insegnare le azioni sane e di come insegnare ai ragazzi a non far del male e di come rifarsi, di come rifar fare alle vittime la loro vita. Mancano testimonianze che non vengono messe in dubbio. Mancano persone che ci credono veramente in quello che fanno, perché spesso, non sempre, si fa perché fa modo, perché lo fanno anche gli altri. Ci si basa soprattutto su come la persona sia stata uccisa o maltrattata e si punta soprattutto l'attenzione sul carnefice che, ok, ha compiuto il gesto. Ma certo, fa notizia e noi amiamo le notizie, ci piacciono i dettagli crudi. Ok, però nessuno insegna a una persona la cui vita è stata rubata. Coloro che soffrono sono le vittime ora. Si parla troppo della situazione che si è andata a creare dopo la tragedia e non si parla abbastanza invece di quella che c'era prima. È fondamentale invece perché ci aiuta a fermare questi terribili omicidi. Non è così! Spiegare, insegnare, prevenire, raccontare, non avere paura per fermare la violenza di genere. Non avere paura, denuncia, guardami, sono qui. Mi sento libero quando sono all'aperto a leggere un libro. Mi sento libero quando sono circondato dalla musica. Mi sento libero quando giro le strade con le mie cuffie. Non mi sento libera quando sto in una stanza piena di persone che commentano a malmodo. Mi sento sicura quando ho le cuffie. Mi sento libero solo quando sto in spazi aperti. Non mi sento libera a camminare da sola dopo le 7, neanche se sono in compagnia degli amici maschi. Non mi sento sicura, anche di giorno, a passare davanti ai bar, dove ci sono i vecchi che ti scrutano e ti fissano. Non mi sento libera quando vedo una persona in difficoltà e non posso aiutarla. A me è capitato, ho provato un senso di vuoto e di paura contemporaneamente. Quella persona stava male e io non potevo aiutarla. Non servono tutti, stai tranquilla, che dicono in giro. Non riuscivo a non guardare, ma ero impotente. Non mi sento libera quando sono da sola in stazione. Non mi passa neanche per la testa. Una volta ero da sola, dovevo andare alla festa di un amico. Avevo un body, una gonna di jeans. Non che con la minigonna in stazione, già avevo dei dubbi ad essere vestita così. A un certo punto si avvicinano due persone poco raccomandabili. Uno mi tocca una spalla. Saranno state le 10. C'erano dei miei amici che stavano aspettando l'autobus e si accorgono della situazione. Il mio migliore amico finge di essere il mio compagno. Inizia a litigare con loro. Non è giusto. Anch'io avrò reagito così per protezione. Ma la violenza non è mai giustificabile. E cosa avresti fatto? Non lo so, ma sarei stato al tuo fianco. Anch'io. Mi sento libera. Mi sento libera. Mi sento libera. Mi sento libera. Mi sento libero. Mi sento libero. Mi sento libero. Mi sento libero quando so di saperti libera. Thank you.
si è conclusa. Ringraziamo veramente l'Associazione Officina della Musica, i loro tutor, Eleonora e Marco che sono l'associazione, Stefano, Federico, tutte le ragazze e i ragazzi che hanno preparato questo musical per voi, che possa essere un motivo di riflessione. Tutti noi possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo e non girarci dall'altra parte. Allora, ora la serata si è conclusa. Ricordiamo ai ragazzi e alle ragazze che qui alla mia destra distribuiamo gli attestati di partecipazione suddividendovi con i cognomi, come abbiamo fatto quando vi abbiamo consegnato le magliette. Non sbagliate fila, perché altrimenti lo dovete fare due volte.